Zuppa di zucca e zenzero per perdere peso. La zucca è uno degli alimenti che non dovrebbe mai mancare nella nostra dieta. Possiamo trovarne di tanti tipi e, indipendentemente dalla varietà, la sua polpa morbida e aranciata contiene molti benefici che si prenderanno cura della vostra salute e che vi aiuteranno anche a perdere peso. La semplice combinazione di zucca e zenzero vi permetterà di disporre di una pietanza tanto saporita quanto efficace che vi aiuterà a liberare il corpo dalle tossine, a migliorare il transito intestinale e a farvi raggiungere il peso che sempre avete desiderato. Naturalmente, bisogna avvertirvi che la sola zuppa di zucca e zenzero non basterà a farvi dimagrire. Affinché si converta in un rimedio efficiente che stimoli il buon funzionamento del vostro metabolismo, è necessario integrare l'attività fisica e una dieta adeguata. Che ne dite di provarla? Benefici della zucca per perdere peso. Spesso la zucca si utilizza per preparare dolci. Basta saperla unire bene con il cioccolato ed il gioco è fatto. Ebbene, se la assumiamo in forma naturale o la abbiniamo ad alimenti che ci aiutano a perdere peso come lo zenzero, senza dubbio potenzieremo i suoi benefici naturali. Vediamo come la zucca può aiutare a migliorare il fisico. La zucca è un vegetale a basso contenuto calorico. Ha un buon sapore e si può sostituire alle patate. In questo modo, potrete seguire una dieta meno calorica. La zucca è, prima di tutto, un alimento che sazia molto. Sapete qual è uno dei più importanti benefici della zucca? Il suo alto contenuto di fibre che ci permette di combattere la stitichezza, di liberare il corpo da grassi e tossine attraverso l'intestino e di ottenere una migliore digestione. Un altro beneficio della zucca è il suo potere diuretico. Se il vostro organismo è propenso alla ritenzione idrica e la sera notate che i vostri pantaloni vi stringono a causa del ventre troppo voluminoso, non abbiate dubbi, mangiate zucca. Il miglior modo per consumare questo vegetale, affinché favorisca la perdita di peso, è sotto forma di zuppa o di vellutata. Non bisogna mai mangiarla cruda poiché provoca indigestione. Senza dubbio, unita ad altri alimenti, come lo zenzero, gli effetti saranno sorprendenti. Zenzero per perdere peso. Nei nostri articoli vi parliamo spesso dei benefici della radice di zenzero. Non si considera un alimento, piuttosto un rimedio medicinale che affonda le sue radici nella tradizione della nostra storia. Lo zenzero agisce come un analgesico lieve con alcuni principi attivi simili all'ibuprofene, date le sue proprietà antinfiammatorie che riducono il dolore. Come si può utilizzare lo zenzero per perdere peso? Riduce il livello di glucosio nel sangue. Allevia l'infiammazione e combatte la ritenzione idrica. Aumenta i livelli di serotonina, un neurotrasmettitore che ha il potere di darci il senso di sazietà, permettendoci di evitare gli spuntini fuori orario. Facilita la buona digestione stimolando la produzione dei succhi gastrici. Favorisce il corretto assorbimento dei nutrienti. Aiuta la corretta eliminazione degli scarti del nostro organismo, come le tossine che il fegato non riesce a rimuovere. Non possiamo tralasciare un aspetto molto importante: lo zenzero possiede due sostanze, quali il gingerolo e lo sciogaulo, essenziali per migliorare e stimolare il funzionamento del metabolismo, affinché bruci energie e grassi. Come preparare la zuppa di zucca e zenzero? Ingredienti. g/500 di zucca, 1 litro d'acqua, 1 cipolla tritata, 3 spicchi d'aglio tritati, 1 cucchiaio d'olio extravergine d'oliva, 16 g, 1/2 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato, 3 g, un po' di pane, 10 semi di zucca, sale e pepe a vostro piacimento. Preparazione. Prendete 500 g di zucca e tagliatela in 4 o 5 pezzi. Per prima cosa, saltateli in una padella grande con l'olio d'oliva, la cipolla e l'aglio.
Aggiungete 1 litro d'acqua per cuocere tutti gli ingredienti fino a quando la zucca non sarà molto morbida. Una volta pronta, lasciatela raffreddare e poi mettetela in un frullatore con la cipolla tritata e l'aglio per ottenere una crema ben omogenea. Successivamente, mettete di nuovo la crema di zucca in una pentola aggiungendo 3 gr di zenzero fresco e grattugiato. Così avrà molto più sapore e i suoi oli essenziali rimarranno impregnati di zucca. In seguito, prendete un pezzo di pane e tagliatelo a quadratini. Metteteli in una padella con un po' d'olio d'oliva, un po' d'aglio, pepe e semi di zucca. Saltateli bene per insaporirli. Infine, servite la vostra deliziosa zuppa di zucca e zenzero in un piatto e di sopra mettete i quadratini di pane croccante al sapor d'aglio con i semi di zucca. Il gusto è delizioso e vi soddisferà.